Il centro storico di Urbino nel 1998 è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e quest'anno, per celebrare il 25esimo anniversario, organizza due giornate di studio e dibattito su tematiche di grande interesse, quali il rapporto dei giovani con il patrimonio culturale, l'influenza del cambiamento climatico sulla gestione dei siti, le connessioni fra il patrimonio materiale e immateriale e la creatività locale. Il 14-15 dicembre a Teatro Sanzio, che riguardano appunto le celebrazioni per il 25esimo di iscrizione del centro storico nella lista del patrimonio dell'umanità, saranno due giornate di lavoro, perché pensiamo che il modo migliore per celebrare il 25esimo sia quello di parlare o comunque di formare i nostri cittadini sui temi che sono cari all'UNESCO. Quindi ci saranno delle tavole rotonde con degli esperti, ma non solo, ci sarà la partecipazione appunto di tanti giovani, quindi abbiamo coinvolto le scuole di ordine grado per capire la loro percezione e consapevolezza di vivere all'interno di un sito patrimonio dell'umanità. Ci sarà anche un momento ricreativo, la sera del 14 abbiamo coinvolto il ROF con due giovani baritoni che saranno accompagnati da un pianista che canteranno dei brani di Rossini, dei brani vivaci, quindi degli stralci di opere dello Rossini, proprio per far vedere la condivisione con tutto il territorio di queste due giornate. Le due giornate del 14 e 15 dicembre si svolgeranno presso il Teatro Sanzio, riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. Nell'occasione verrà sottoscritto il nuovo atto d'intesa per la conservazione e valorizzazione del sito patrimoniale mondiale del territorio da parte delle istituzioni locali, regionali e centrali. Infatti ci saranno anche due momenti più istituzionali che saranno dedicati alla firma di due convenzioni. La prima convenzione con i portatori di interesse, cioè con quelli che gestiscono il sito insieme all'amministrazione comunale. Quindi parlo dell'Università, della Curia Arcivescovile, della Galleria Nazionale, dell'Accademia Raffaello, della Regione Marche, della Provincia. E il secondo momento, che invece riguarderà la firma con le Unioni Montane, proprio perché Urbino è inserito all'interno di un territorio ampio dell'area interna, in un paesaggio magnifico rappresentato nei quadri di Piero Francesco e di Raffaello, con il quale vogliamo condividere questo patrimonio che abbiamo la fortuna di aver ereditato, ma che costituisce una forte attrattività a livello nazionale e internazionale. Pensate solo all'attrattività turistica. È un momento molto importante perché mette in risalto, prima cosa, il lavoro che si è fatto in questi 25 anni. Specialmente negli ultimi 10 anni sono stati realizzati molti progetti con la legge sulle città patrimonio dell'umanità, quindi siamo riusciti a far finanziare molti progetti dal Ministero che sono stati già realizzati in gran parte e ne abbiamo altri in itinere, ma soprattutto una promozione che è stata realizzata a livello europeo e mondiale. Quindi in questi 2 giorni si farà una sintesi di quello che è lo stato dell'arte, di come queste relazioni internazionali possono promuovere la città d'Urbino ed insieme alla città d'Urbino tutto il territorio della nostra provincia. È un lavoro quotidiano che va fatto e spesso non è facile far conciliare la vita in città con il rispetto delle regole che il patrimonio dell'umanità come città ci impone, ma che lo facciamo ovviamente volentieri.